Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle sette con i nostri gamberetti, signori miei. Allora, prima di partire con il video e andare ad affrontare lo stock in FA Cup, signori miei, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram. E se volete fare delle donazioni per il canale per aiutarmi a crescere, dico trovate il link in descrizione per farle tramite PayPal. Detto questo, signori miei, non perdiamo tempo e partiamo con il video. Ok ragazzuoli, allora abbiamo la partita contro lo Stock. La Stock, abbiamo una squadra che è completamente messa male, e allora appunto per questo io direi, signori miei, di giocarcela come peggio possiamo e salutare tutti e ringraziare per averci dato la possibilità di arrivare a questo punto in questa competizione praticamente. Direi proprio di giocarcela. Vazza ancora è rotto, non è vero? Abbiamo Salazar, Watanabe. Ah, facciamo esordire quelli giovani, raga. Watanabe sulla sinistra e in attacco dovremmo avere Teco. Dov'è Teco? Ecco, dai, così. Facciamo esordire i giovani, facciamo giocare pure Bremen, così si fa la sua bella partitella. Raga, purtroppo non siamo ancora in grado di poter affrontare una competizione, troppe competizioni assieme. Le coppe sinceramente non ci interessano. L'obiettivo della serie è comunque il triplete, quindi ovvero FA Cup, Scudetto e... No, vabbè, l'obiettivo della serie è effettivamente intanto riuscire ad arrivare in Premier. Quindi con lo Stock è troppo complicato, raga. Lo Stock è una squadra di prima fascia. Viene la sconfitta contro il Tottenham per 4-0. Pareggiato contro l'Ipswich. Noi che ce famo? Ci perdiamo 3-0. E va bene, va bene, va bene. 3-0. Anzi, non è andata malissimo. Ammoniti Hamilton e Cunningham. Nessuna sostituzione. Bella, così i miei hanno potuto recuperare. Perché è un periodo terribile, raga. Abbiamo un sacco di partite una dietro l'altra. Quindi va bene così, siamo usciti dal girone, siamo usciti dalla coppa, però va bene, un giorno l'alzeremo quella coppa. Allora, andiamo a fare gli allenamenti. L'altra volta abbiamo allenato i terzini, se non ricordo male. Oggi andiamo a allenare i difensori. Sì, vai tranquillo, zio. Simula tutto. Hamilton diventa un 69, bravo Hamilton mio. Bravo Hamilton mio, che cresci bene. Cresci bene Hamilton, bravo, bravo ragazzo, bravo. Papà Maullo ti osserva. Proprio Maullo ti osserva. Drollo, dobbiamo fare giocare Drollo, raga. Aia, Drollo ci è rimasto male. Drollo ci è rimasto male. Continua a lavorare. Il turnover è importante. Ecco, dai. Il turnover è importante. Drollo mio. Dalla prossima torni titolare, non ti preoccupare. Noi continuiamo a essere quarti in classifica, signori miei. 56 punti. A fine di questo video dobbiamo guardare la classifica, raga, per capire se i playoff sono fino al sesto o fino al settimo posto. Offerta per il trasferimento di Stocklon. Raga, a me dispiace perché forse lui è l'ultima bandiera di questa squadra praticamente, ma non ho che farci, non ho che farci. Lui vale 5,5, me ne offrono 5,8. Forse potremmo arrivare a trattare, andiamo a trattare, vediamo se riusciamo a tirarne fuori 600, dai. Quantomeno riprendiamo i soldi dell'osservatore che abbiamo speso l'altro giorno. Il nostro Papa Maullo alla trattativa. Allora, spariamo alto. Rinegozia. Allora, noi vogliamo effettivamente 600, giusto? Quindi andiamo a sparare un attimino più alto, facciamo 6,50. Spariamo un pochetto più alto e rendiamo No, accettano, mamma mia! Dai! Mamma, ma come li convince Papa Maullo? Signori miei, non li convince nessuno. Come li convince Papa Maullo? Non li convince nessuno. Un giocatore di 27 anni, del valore di 5,5, l'abbiamo venduto a 6,50. Speriamo che accetti e non ci rompa le uova nel paniere, Stockton. Impressionante, mamma mia. Come li convince Papa Maullo? Non li convince nessuno. Aggiornamento mensile di Nicky. Aggiornamento mensile di Nicky. Fermiamoci, andiamo da Nicky. Nicky, che ci hai portato? Nicky, dal Camerun. Kiku Diaganà 74-94. Questa è tanta roba, signori. Questo me lo porto a casa. Kelik Mbarga 43-61, inguardabile. Gbago 62-84, inguardabile. Dangbo 59-79, inguardabile. Koruma 46-64, inguardabile. Va bene, ok. Uno l'abbiamo preso, però. Uno l'abbiamo preso. Solamente una cosa. Andiamo a vedere un attimino in ufficio. Con i giovani, che dobbiamo fare? Noi, crescita giovani, fai giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva. Da almeno un giocatore del vivaio acquistato durante la prima stagione entro 2 stagioni. Ok. Quindi dobbiamo fare giocare il 50% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivaio acquistato durante la prima stagione.
Quindi in questa stagione noi chi ci siamo presi? Watanabe e Teco. Quindi la prossima stagione Watanabe e Teco devono giocare almeno il 50% delle partite. Ricordiamocelo, raga. Ricordiamoci questo piccolo passaggio che io sicuramente mi scorderò. Quindi voi dovete essere la mia mente, raga, la mia mente. La prossima stagione dovete ricordarmi che dobbiamo far giocare offerta per il prestito di Suzo Watanabe. No. No, Suso non se ne va in prestito. Suso rimane con noi. No, rifiuta. E invece Lindsay, cosa mi dicono di Lindsay? Offerta per acquistare Gian Lindsay. Bello, 2 milioni e 5. Allora, lui c'ha 21 anni. Vale 1.600, me ne offrono 2.50. 2.50, 2.50. La trattiamo, raga. È quasi un 70. Andiamola a trattare, andiamola a trattare. Papa Maullo riesce a convincere tutti, raga. Papa Maullo riesce a convincere tutti. Non possiamo svenderlo. Non possiamo svenderlo. Oddio, ci stanno offrendo un botto di soldi. Allora, 2,50. Lui vale 1,6. Dammene. Guarda, voglio essere buono. Almeno 2,350. Dai, non voglio esagerare. Non voglio esagerare anche se punterei sui 2,5, raga. Avrei puntato sui 2,5. Ma questi. Grande Papa Maullo. 2,350 accettati. Accettati 2,350. Ci siamo pagati l'osservatore dell'altra volta, raga. Ci siamo pagati l'osservatore dello scorso video. Ci siamo pagati l'osservatore dello scorso video. Ci siamo levati un piantacrane, praticamente. Bella così, bella così. Dai, è così, dai, è così. Dai, è così. Andiamo alla prossima partita contro il Cambridge, forse, se non sbaglio. Il simbolino è quello del Cambridge. Non ne ho la più pallida idea. Noi intanto abbiamo completamente perso il. No, il Bradford. Abbiamo completamente perso il treno per la promozione diretta. Allora, sto convenduto. Meglio così. McKinley, il nostro portiere. Ci penserò, vuole essere titolare. McKinley, la giochi sicuro, non ti preoccupare. Sei troppo importante per questa squadra. Allora, Morris c'è. Qua possiamo mettere Naga. Ok. Sulla destra ritorna Casadei. Al centro del centrocampo mettiamo Amponsah, che è diventato un 65, pauroso, e Reid. Sulla sinistra torna Nicholson. Qui mettiamo Mitchell. In difesa Harwood e Salazar. Drollo dietro. E in porta McKinley. Ora sistemiamo un attimino qui la situazione. Hamilton va bene. Poi Raja. Ci portiamo Watanabe che è più forte. Watanabe può fare solo l'esterno sinistro. Esterno sinistro e esterno destro. Grande Watanabe. Hamilton, Esposito, Mariani, Cunningham e O'Sullivan. Chi ci rimane fuori? Dudu. Lo lasciamo lì dov'è. Lindsay. Un attimino, raga, che mi sistemo. Abbiamo Claudio che. Beh, Claudio è completamente rotto. Va bene, ok, va bene così. Ci siamo, raga. Dagli così, dagli così. Dobbiamo rimanere attaccati al treno per la promozione, raga. Dobbiamo rimanere attaccati al treno per la promozione. Siamo in casa contro il Bradford. Siamo in casa contro il Bradford. Loro vengono dalla sconfitta contro il Southend. Noi che ce famo? Pareggiamo, niente. La pareggite ormai non ci molla più, raga. La pareggite non ci molla più. Eravamo andati in vantaggio con Morris al 34esimo e ci hanno pareggiato al 51esimo con Akpan. Porca miseria, sono usciti Casadei e Reid per Mariani O'Sullivan. Porca miseria, la pareggite non ci lascia più. La pareggite non ci lascia più. Allora, andiamo a fare gli allenamenti. Andiamo a fare gli allenamenti. Abbiamo allenato i difensori, quindi andiamo con i centrocampisti. Sì. Dai, simula, simula. Mariani diventa un 65. Bravo Mariani. Gli altri invece rimangono nei loro passi, anche perché si allenano di marmellata. Però va bene. Mister, anche se non sono. Che stai a dire? Che vuoi? Ma chi è che si lamenta? Johnson, prima scelta, dimostra di merito impegno. Mi anche se non abbiamo vinto, continua a lavorare sodo. Grazie per avermi concesso, apprezzo il tuo impegno. Te ne stai andando, Lindsay, devi portare soldi alla squadra. Quindi fai quello che vuoi, parla quanto vuoi, ma te ne stai per andare, zio. Zio, te ne stai per andare, te ne stai per andare. Giocatore ristabilito. Oh, buono, 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 buono. Un giocatore ristabilito è sempre una buona notizia. Un giocatore ristabilito è sempre una buona notizia. Andiamo avanti, non possiamo fare. Chi è che abbiamo venduto? Offerta del prestito di Teco Dudu. Teco mio? No, Teco non si vende, non si presta al Cittadella. No, 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 rifiuta. Teco deve rimanere con noi. Possiamo darvi Linze venduto, ok. E Claudio l'abbiamo ristabilito. Bello così, grande Claudio. Grande Claudio. Mo ce lo riportiamo in panchina, Claudio. Siamo a 57 punti. Allora, che è successo? Offerta di trasferimento per Mitchell. Non avete capito niente. Non si vendono questi. Rifiuta. Non si vendono questi. Dovete prendervi al The Rock dei poveri se volete. Al The Rock dei poveri. Mi dovete portare via il The Rock dei poveri. Lo devo dare in prestito. Devo fare spazio. Mister, so che sta cercando un sostituto. Drollo, ma tu sei titolare dall'altro lato. Ma che vuoi?
Ma che vuoi, la tua occasione, Drollo? Sì, è la tua occasione. Cioè, tu sei titolare a destra, Lindsay giocava a sinistra, però va bene. Allora, fermi tutti. L'unica cosa che dobbiamo andare a sistemare è che dobbiamo levare Sullivan e ci portiamo Claudio, anche se c'ha il cerottone, ci portiamo Claudio. E poi io direi di non portarci Cunningham e ci portiamo Teco. Va bene così, signori miei, va bene così. Dai, raga, chiudiamo l'episodio almeno con una vittoria. Porca di una paletta ambriaca. Chiudiamo l'episodio almeno con una vittoria contro il Bolton. Dai, raga, loro vengono dal pareggio contro il Plymouth. Che ce famo noi? Dai, raga, dai. 2-0, bella così, doppietta di Nicholson. Grande Nicholson. Doppietta al 35esimo e al 47esimo. Ok, è uscito il raid per Mariani. Ok, Teco e Claudio non sono entrati, meglio così. Meglio soprattutto per Claudio, almeno ha potuto continuare la sua fase di riposo. Ok, allora, manteniamo la quarta posizione in campionato. Andiamo a vedere proprio il campionato, raga, che è quello che mi interessa di più. Andiamo a vedere il campionato come siamo messi. Siamo quarti, non siamo messi malaccio. Allora, i playoff sono fino al sesto posto e il Dons, che è sesto, ha 53 punti. Noi siamo quarti a 60, quindi abbiamo 7 punti di vantaggio sulla zona playoff, diciamo. Diciamo sull'ultimo posto per i playoff, e invece la qualificazione diretta è a 66 punti, 6 punti sopra di noi, signori miei. Una situazione un po' così, un po' così. Va bene, ragazzoli. Allora, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto. Non so quello che volete fare, fate. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.